28 agosto 1828. Nel governatorato russo di Tula nasce Lev Nikolaevich Tolstoj. Scrittore e drammaturgo russo, è autore di capolavori immortali come Guerra e Pace e Anna Karenina. Saggista in campo politico, filosofico e critico, tutta la sua opera è ispirata a una volontà di profondo rinnovamento morale della società russa. Dopo la pubblicazione di Resurrezione, Tolstoj viene scomunicato dalla Chiesa ortodossa e preso continuamente di mira dalla censura zarista. Muore il 7 novembre 1910. Era nato qui, a Yasnaya Polyana, uno dei più pittoreschi angoli della Russia centrale. A 9 anni il bambino fu portato a Mosca, dai boschi luminosi di Yasnaya Polyana ai monumenti della capitale. Il ragazzo ne fu colpito. Scrive in un compito di scuola: il Cremlino, che magnifico spettacolo. Le sue mura di pietra bianca hanno visto l'alba della libertà e dell'indipendenza per la Santa Russia. Nel 1844 il nome del conte Leone Tolstoj è iscritto nei registri dell'Università di Kazan. La frequenterà per 3 anni, dai 16 ai 19, abbandonandola poi deluso. È inquieto, selvaggio, ardente, diviso tra il suo egoismo di vivere e la sua volontà di bene. Maggio 1851. Lev Nikolaevich Tolstoj ha 22 anni quando si arruola nell'esercito russo per combattere prima da volontario e poi da ufficiale d'artiglieria contro i ribelli ceceni nel Caucaso. Erede di una delle più importanti famiglie dell'aristocrazia russa, è rimasto orfano a 9 anni di entrambi i genitori. Allevato da zii e precettori, ha mostrato già dall'adolescenza una sensibilità diversa dai suoi coetanei. Nell'esercito imperiale, Tolstoj resta in servizio per diversi anni, partecipando nel 1854 alla difesa di Sebastopoli durante la guerra di Crimea, che vede la Russia contro Impero Ottomano, Gran Bretagna, Francia e Regno di Sardegna. Nel corso dell'esperienza militare entra a contatto con contadini, con popolazioni nomadi delle steppe, i cosacchi, e con persone umili, genti legate a stili di vita e a una religiosità in cui scorge la manifestazione più autentica dell'anima russa. È a loro che decide di dedicare la sua vita e la sua attività letteraria. Congedatosi, fonda nella tenuta natale di Yasnaya Polyana una scuola per i figli dei contadini. E dopo il decreto imperiale, che nel 1861 mette fine alla servitù della gleba, si fa nominare giudice conciliatore, attirandosi l'astio degli altri proprietari terrieri della zona e le attenzioni della polizia segreta. È un periodo molto intenso, questo, nella vita di Tolstoj. Non ho mai sentito le mie forze intellettuali e persino quelle morali così libere e così atte al lavoro, scrive alla zia. Una gioia di vivere che si esprime nella fondazione di una rivista di pedagogia infantile e soprattutto il 23 settembre 1862 nel matrimonio con Sofia Bers, da cui avrà ben 14 figli. Nel frattempo Tolstoj ha iniziato a lavorare a 1805, un affresco storico dedicato alla generazione dei padri, ambientato negli anni 10 e 20 del XIX secolo, dominati dalle guerre napoleoniche e dall'eroica resistenza del popolo russo. Le prime puntate del romanzo iniziano ad uscire a partire dal 1865 sulla rivista Il Messaggero Russo. Ma 2 anni dopo l'opera ha già travalicato i confini iniziali, diventando qualcosa di più grande e ambizioso: Guerra e Pace. Fermo restando che Tolstoj è uno dei più grandi scrittori della storia dell'umanità, e che Guerra e Pace è un assoluto capolavoro, e il romanzo, come è noto, è dedicato alla campagna di Russia di Napoleone del 1812. Allora le faccio una domanda un po' cattivella. Quando si misurava con la storia, Tolstoj com'era? Ingenuo, sottile, profondo, un po' banale? Che tipo di storico era? Era molto bravo nel fare una cosa che oggi a noi interessa molto, ai suoi tempi forse interessava meno, cioè ricostruire come vive la gente comune, cosa pensa, come parla la gente. Ecco, in questo è di una bravura strepitosa. Dopodiché Tolstoj come storico era matto dalle gare per quanto riguarda, diciamo, le grandi forze che dirigono la storia, perché Tolstoj aveva in tale odio i grandi uomini e la presunzione dei grandi uomini che credono di dirigere i destini dell'umanità,
che si era convinto, o almeno cerca di convincere noi, nelle ultime pagine di Guerra e Pace, che i grandi uomini non contano niente. E perciò, se quell'immenso esercito di Napoleone si è messo in marcia verso la Russia, Napoleone credeva di averlo deciso lui, ma non è mica vero, si sarebbero messi in marcia anche senza Napoleone. E lì, effettivamente, devo dire, è una visione grandiosa, però un po' folle. Lei che ne pensa del Tolstoi ideologo? Darei tranquillamente tutte le digressioni ideologiche dei libri di Tolstoi per quelle pagine in cui invece descrive i dialoghi dei nobili nei salotti, oppure i dialoghi dei soldati accanto al fuoco, ecco, al bivacco, all'accampamento. È anche vero che Tolstoi accentua nel corso della sua vita il suo coinvolgimento ideologico, idealistico, religioso nelle sue vere grandi opere, i grandi romanzi. Questo si vede meno, pesa di più sulla sua produzione tardiva, ecco. Il movimento tolstoiano nella Russia dell'inizio del Novecento poteva anche sembrare una cosa importante, ma perché quello era un paese chiaramente alla vigilia di una qualche grande svolta. E non era ben chiaro quale sarebbe stata quella grande svolta. Solo Lenin ce l'aveva chiaro e forse si illudeva ed ha avuto poi molta fortuna a riuscire a realizzare davvero quello che aveva in mente. Tanti altri si immaginavano le cose più diverse per il destino della Russia. Una cosa era sicura, e cioè che la Russia non poteva continuare così. O sarebbe diventato un grande paese modernissimo, o avrebbe conosciuto appunto una svolta cristiana e religiosa, oppure invece la svolta socialista che si è poi verificata. Io ho come l'impressione che nel nostro mondo moderno il cristianesimo conti poco, purtroppo. È una forza che nella vita di tante persone può avere un'enorme importanza. E quindi alla fine mi sembra che Tolstoi abbia seguito una via che a lui individualmente illuminava la strada. E tanti ragazzini, tanti liceali al suo tempo hanno creduto che quella potesse essere la via. E poi invece la storia vera, la Prima Guerra Mondiale, la Rivoluzione d'Ottobre, hanno spazzato via queste cose. Tra il 1867 e il 1869 Tolstoi dedica gran parte delle sue energie alla stesura di Guerra e Pace. Attinge a memorie familiari, legge e commenta decine e decine di libri, ricostruisce minuziosamente le strategie e i movimenti degli eserciti, visita Borodino, dove si è svolta l'epica battaglia tra russi e armate napoleoniche. L'obiettivo è di mettere da parte la vulgata ufficiale e fare un racconto il più possibile aderente ai fatti. Nel dicembre del 1869, dopo mesi di lavoro febbrile, aiutato dalla moglie che ricopia pazientemente i suoi appunti, Tolstoi pubblica l'ultimo dei 6 volumi dell'opera. Il racconto prende il via nel 1805, l'anno della battaglia di Austerlitz, nel corso della quale Napoleone sbaraglia le armate di Austria e Russia coalizzate contro di lui. L'altro importante fatto storico vissuto dai personaggi di Guerra e Pace è l'invasione napoleonica del 1812. Per Tolstoi questo è un passaggio fondamentale. Della vittoria russa non vuole raccontare le gesta dei condottieri o degli imperatori, ma il suo carattere autentico di impresa collettiva, testimonianza della forza e del coraggio del popolo russo. Nel romanzo si rivivono tutti i passaggi cruciali di quel terribile momento: l'ingresso dei francesi a Mosca, il saccheggio, i giorni durissimi dell'occupazione, l'incendio della città, l'inizio della disastrosa ritirata della Grande Armata. Il romanzo è da subito un grande successo. Lo scrittore Ivan Turgenev, che pure aveva avuto un contenzioso con Tolstoi, arrivato fino a una sfida a duello, scrive: «Vi son là cose che non moriranno finché vivrà la parola russa». Il discorso della rappresentazione del popolo russo in Guerra e Pace è affascinante, perché è uno sforzo evidente di dire: io vi raffiguro il popolo russo. Vi raffiguro lo zar, i suoi consiglieri, vi raffiguro i ministri, i frivoli salotti di Pietroburgo, che Tolstoi da giovane frequentava e conosceva benissimo, e di cui adesso vede invece, come dire, appunto la l'infima qualità umana, ecco. E poi vi raffiguro il vero popolo russo, che sono i soldati, che sono i contadini. In questo manca qualcosa, manca la grande città,
Manca la grande città, i quartieri poveri, i quartieri operai. Manca il mondo che invece era figurato da Dostoevsky. Ecco, Tolstoi e Dostoevsky in questo senso rappresentano due Russie diverse. Per carità, poi i salotti e i principi ci sono anche in Dostoevsky, ma ci sono appunto le infime bettole, ci sono le prostitute, ci sono gli impiegati che vivono in stanze d'affitto miserabili, ci sono i cocchieri, gli ubriaconi, i disoccupati. In Tolstoi tutto questo c'è poco o niente, ed è il motivo per cui Dostoevsky detestava Tolstoi, in realtà. Si detestavano, credo, a vicenda, e non si capivano. Ma Dostoevsky in particolare criticava Tolstoi dicendo: il conte Tolstoi non sa scrivere d'altro che di signorine di buona famiglia che suonano il piano, di giovanotti con padri simpatici che vanno al club e hanno la villa in campagna. Ecco, era un po' ingeneroso anche lui, ma questo, diciamo, sottolinea la differenza dello sguardo che avevano, pur essendo entrambi decisi a raffigurare il vero popolo russo. Allora adesso vi faccio vedere in un filmato cosa pensava un terzo importante, grandissimo russo che noi abbiamo citato prima, Lenin. Le contraddizioni nelle opere, nelle opinioni, nella dottrina, nella scuola di Tolstoi sono di fatto eclatanti. Da una parte un artista di genio, dall'altra un proprietario terriero che fa il semplice in Cristo. Da una parte una protesta molto energica, diretta e sincera contro l'ipocrisia e la falsità sociali. Dall'altra un tolstoiano, ovvero un essere deboluccio, isterico e usurato, detto l'intellettuale russo, che si batte il petto in pubblico e dice: sono cattivo, sono malvagio, ma mi occupo del mio autoperfezionamento morale. Non mangio più carne e ora mi nutro di polpette di riso. Tolstoi è ridicolo in quanto profeta che avrebbe scoperto nuove ricette per la salvezza dell'umanità. Tolstoi è grande in qualità di portavoce delle idee e degli stati d'animo che si sono formati in milioni di contadini russi al momento dell'arrivo della rivoluzione borghese in Russia. Tolstoi è originale perché le sue idee, nocive in blocco, esprimono nell'insieme proprio le particolarità della nostra rivoluzione, in quanto rivoluzione borghese contadina. Come le giudica lei queste parole di Lenin? Fondamentalmente anch'io sono d'accordo che noi dobbiamo essere, come dire, tranquilli nel giudicare un autore che è stato un grandissimo scrittore e che noi ammiriamo immensamente, e al tempo stesso possiamo trovare, come dire, un po' campate in aria certe sue teorie e un po' fragili e autocentrate certe sue speranze di risurrezione del mondo attraverso singoli così atti di idealismo. Poi Lenin, ecco, io non seguirei Lenin nello spirito sistematico che chiaramente ha Lenin. Lenin ha bisogno di calare queste cose all'interno di un sistema preciso, per cui i difetti che imputa a Tolstoi sono quelli di un individualista che si muove un po' a tentoni senza avere una chiara ideologia che lo guida. Uno che se ne sta da solo in campagna e decide di non mangiare più carne, ecco, per forza di cose gli sembrava un po' ridicolo. Dopo Guerra e Pace, che ottiene un immediato successo, Tolstoi, ormai riconosciuto come uno degli scrittori più importanti del mondo, si mette al lavoro su molti nuovi progetti. Un abecedario, raccolta di favole e leggende russe, un affresco storico su Pietro il Grande, che abbandonerà, e dal 1873 un nuovo romanzo, Anna Karenina. Nella seconda metà degli anni 70, nonostante il successo di Anna Karenina, Tolstoi affronta una profonda crisi personale che lo costringe a rivedere con maggiore radicalità il suo modo di vivere e le sue abitudini. L'ammirazione per i contadini russi diventa ora lo strumento per una revisione profonda della sua fede. Inizia a parlare della necessità di un ritorno alle origini della Chiesa, senza orpelli e magnificenze, povera, quindi in grado di accogliere davvero tutti. Una visione che si scontra con quella delle alte autorità del clero ortodosso russo. Nel 1881 Tolstoi scrive allo zar Alessandro per implorarlo di risparmiare i terroristi che avevano ucciso il padre, ma il procuratore del Santo Sinodo gli risponde così: il mio Cristo non è il vostro Cristo.
Il mio Cristo è un uomo di forza e di verità, che guarisce i deboli, mentre il vostro Cristo mi è parso un debole che ha bisogno di essere guarito. Nella seconda metà degli anni Ottanta iniziano a formarsi attorno a lui nuclei di discepoli che ne divulgano in tutto il paese idee che il regime guarda con sempre maggiore sospetto, arrivando a censurare molte opere di questi anni, su cui svettano capolavori come La morte di Ivan Ilic, La confessione e la sonata a Kreutzer. Negli ultimi anni del XIX secolo, Tolstoi si convince che l'unica soluzione per risolvere le contraddizioni della sua vita è disfarsi di tutti i beni terreni e cedere gratuitamente i diritti delle sue opere letterarie. Ipotesi che acuisce ancor di più i contrasti con la famiglia, in particolare con la moglie Sofia, spingendolo a pensare ripetutamente alla fuga. Molti, tra cui Fyodor Dostoevskij, iniziano a dubitare della sua integrità mentale e tra i funzionari del regime c'è chi pensa addirittura a internarlo. Il 24 febbraio 1901 Tolstoi è scomunicato dal Santo Sinodo. Nonostante questo, non smette la sua predicazione civile e religiosa. Nel 1908, in occasione dei suoi 80 anni, chiede che si interrompa ogni festeggiamento, termina un saggio contro la pena di morte e torna a pensare alla fuga. Un pensiero che arriva a mettere in pratica il 28 ottobre 1910. La mattina seguente, Tolstoi parte in treno, ma è costretto a causa di un malore a fermarsi ad Astapova, una minuscola località di provincia, dove viene immediatamente ricoverato nella casa del capostazione. La situazione sembra subito molto grave e assieme ai familiari accorrono immediatamente giornalisti e curiosi da ogni parte del paese. Per giorni la Russia intera segue con il fiato sospeso le notizie da Astapova, finché alle 6:05 del 7 novembre 1910 Tolstoi si spegne. Le sue ultime parole, prima di spirare, pare siano state: la verità. Io amo tanto, io amo tutti. Fyodor Mikhailovich Dostoevskij nasce a Mosca nel 1821. Suo padre è un medico militare di carattere duro e dispotico, che lo indirizza alla scuola del genio militare di Pietroburgo. Appena adolescente, rimane orfano della madre, da tempo gravemente ammalata. Di seguito perde anche il padre, ucciso forse dai contadini che lavorano nelle sue terre. Questi traumi sono probabilmente alla base degli episodi di epilessia che segneranno tutta la sua vita. L'autore porta a termine gli studi tecnici di malavoglia, dimostrando presto una predilezione per la letteratura. All'età di 25 anni pubblica i suoi primi romanzi. Povera gente, che ottiene un immediato successo, e Il sosia, dedicato al topos letterario del doppio. Dostoevskij riesce, per farla breve, a sganciarsi dal futuro che gli aveva preparato il padre, costringendolo a fare studi che non gli interessavano.
comincia a occuparsi di letteratura. Dostoevskij era stato un lettore affamato di tutto, di letteratura russa, di letteratura occidentale, francese, ma anche inglese, e molto giovane scrive la sua prima opera compiuta, I poveracci, tradotto letteralmente, è noto come Povera gente. In quegli anni frequenta un circolo culturale di orientamento socialista e per questo nel 1849 viene condannato a morte. La pena viene commutata in prossimità della fucilazione in 4 anni di lavori forzati in Siberia. Da questa drammatica esperienza maturerà anni dopo l'opera Memorie da una casa di morti, realistico affresco della dura vita dei forzati. Ebbe l'avventura di incontrare i favori di Vissarion Bielinski, che era all'epoca un po' il maître à penser della gioventù intellettuale di sinistra nella Russia, peraltro dominata dal governo più pesante di Nicola I, un governo estremamente repressivo. Bielinski era teorico del realismo in letteratura. Dostoevskij conosce la prima fama letteraria come esponente della scuola naturale e con la approvazione di quello che in questi ambiti culturali era il personaggio di maggior peso e rilievo. Dostoevskij si era avvicinato un po' per curiosità e un po' per reale vicinanza di intenti a un circolo furierista, cioè di quel socialismo che poi sarebbe stato detto utopistico, da Fourier naturalmente, a cui sarebbe poi stato contrapposto il socialismo cosiddetto scientifico, diciamo, di Marx, ma sempre di socialismo si trattava, e prese a frequentare un circolo raccolto intorno a un tale, si chiamava Petrashevsky, dentro il quale gli capitò di leggere, come documento della giusta linea di opposizione, la lettera di Bielinski a Gogol. Bielinski gli scrisse una celebre lettera d'accusa, trattandolo quasi da traditore. Nello schema mentale di Bielinski, Gogol poteva essere lo scrittore più importante, soprattutto dopo la morte di Pushkin, che denunciava gli orrori del regno di Nicola I, e invece ne viene fuori un mistico mezzo matto, un cultore del quadretto di genere e eventualmente del diavolo. Ciò venne reputata quasi un'azione sovversiva, gravissima, grazie a un delatore che era stato infiltrato nel circolo di Petrashevsky e venne insieme ad altri preso, condannato a morte. In realtà avevano già deciso di mandarlo in Siberia, ma per rendere la punizione, diciamo, un tantino più pesante, la commutazione della pena di morte in reclusione e poi esilio gli venne comunicata quando già stavano per essere fucilati. Anche di questa situazione di vivere sull'estremo limite della vita, pronti a morire, alcuni disperati, altri quasi imbambolati, altri secondo attacco di epilessia, eccetera, ha segnato molto naturalmente la vita e poi anche l'opera di Dostoevskij. Al termine della reclusione, lo scrittore convola a prime nozze con la vedova Maria Dmitrievna Isaeva e, rientrato a Pietroburgo, torna a dedicarsi intensamente alla produzione letteraria. Nel 1862 pubblica Umiliati e offesi, ispirato alle umane miserie, e pochi anni dopo Memorie dal sottosuolo, che racconta le vicende di un giovane emarginato. Nel 1866 vede la luce il grande romanzo Delitto e castigo. In seguito alla morte della moglie conosce Anna Grigorievna Snitkina, una stenografa che collabora alla stesura di Il giocatore, romanzo dedicato alla malattia del gioco, di cui lui stesso è vittima. Nel 1867 sposa Anna e con lei intraprende un lungo viaggio in Europa. Durante gli anni trascorsi all'estero, compone altre celebri opere, tra cui L'idiota, storia di un uomo profondamente buono, portatore di verità e compassione, e I demoni, con al centro alcune figure di terroristi nichilisti. Rientrato in Russia, si dedica al suo ultimo romanzo, I fratelli Karamazov, che vede la luce nel 1879.
L'immagine più affascinante di Fyodor Mikhailovich Dostoevskij è quella del possente eroe della cultura che incarna lo spirito russo sui deserti del mondo moderno. Queste parole credo che siano ancora oggi utilizzabili per introdurre l'impatto emotivo, letterario, ideale della sua opera, della sua vicenda umana sul lettore con una continuità che negli anni non ha fatto che crescere. L'insieme delle costruzioni ideologiche, del dibattito di idee di cui sono intrise le sue opere e non ultima la vicenda umana assai travagliata, complessa, piena di luci ma anche di ombre, convergono nella idea appunto riassunta all'inizio in quell'espressione. Io penso che per avvicinarsi a Dostoevskij sia bene in primo luogo tenere distinte i vari aspetti, diciamo, della sua personalità, della sua vicenda, salvo poi metterne in evidenza e ragionare sulle intersezioni. Il fatto che Dostoevskij parla a noi come se i problemi fondamentali dello spirito del nostro momento storico egli li avesse già vissuti. Ed ecco allora che Dostoevskij, rispetto a tutti i grandi scrittori, anche russi, anche grandissimi, anche Tolstoi, che è l'unico che gli può stare accanto, è quello scrittore che non solo ha resistito più di ogni altro con i suoi romanzi alla prova del tempo, ma ha resistito con la prova della sua lucidità mentale. Io uso il termine, penso che sia opportuno mantenere l'uso di un termine così impegnativo come quello di profezia per gli autentici profeti. Dostoevskij è stato un veggente, un visionario, un preveggente, colui che ha scritto la storia del nostro secolo in anticipo, che ha visto dove si sarebbe evoluta la società europea e quella russa in particolare, quella occidentale certamente, non distinta da quella russa, vivendo a Pietroburgo e a Mosca tra il 1821 e il 1881. Nessun altro scrittore, né russo né europeo occidentale, ha avuto questa capacità di visione, di scavo, che non è una capacità di cronaca, di anticipare gli avvenimenti naturalmente, ma di vedere le collisioni, le forze in collisione, i sistemi di valori che si sarebbero scontrati, distrutti a vicenda, distruggendo o comunque trasformando in modo catastrofico la civiltà europea cristiana. E il punto di vista di Dostoevskij è questo che lo differenzia anche, non solo la sua veggenza, la sua lucidità, la sua profondità, la sua abissalità, il punto di vista di Dostoevskij è il punto di vista cristiano. Questo mi sembra estremamente importante da sottolineare. Possiamo naturalmente poi partecipare alla polemica intracristiana tra le varie confessioni, la confessione ortodossa, la confessione cattolica, sappiamo quanto fosse vivace e addirittura astioso a volte l'anticattolicesimo di Dostoevskij, ma lo consideriamo come una sua debolezza. Non possiamo noi, di fronte a queste debolezze di Dostoevskij, trovare in lui una menomazione di capacità di valutazione, di giudizio, di creazione. Come troviamo in lui un'altra debolezza, e questo ci invita a non santificarlo, a non crearle un'immagine edulcorata, a non metterci un'aureole intorno, il suo antisemitismo. Ecco, troviamo certamente in Dostoevskij, pensatore, come le troviamo anche nel Dostoevskij l'uomo, delle carenze, delle debolezze, degli errori, possiamo dire tranquillamente, che però, ecco, tutto questo non scalfisce minimamente la forza, l'integrità, la superiorità della sua personalità e della sua creatività. Questo conferma appunto che siamo di fronte a un fenomeno eccezionale. E allora, di fronte all'universo di Dostoevskij che noi affrontiamo, lo affrontiamo come lettori di Dostoevskij. E come lo possiamo definire il mondo dostoevskiano? Come lo conosciamo attraverso i romanzi, perché Dostoevskij è un romanziere, non dimentichiamolo, ha scritto anche dei saggi di carattere politico, ma prima di tutto è un grande, il più grande romanziere dell'Ottocento e forse, se non si esagera, forse di tutti i tempi. Ci troviamo di fronte a un universo enorme, smisurato, direi addirittura eccessivo.
Ecco, questo dell'eccessività, della grandezza, di qualche cosa che ci sfugge, che non possiamo dominare, certamente ci sono grandi, grandissimi scrittori, Tolstoi, Balzac, che Dostoevsky amava, Dickens, e tutti questi scrittori, straordinari anch'essi, tuttavia hanno creato degli universi che noi percorriamo con più sicurezza, con più agio, mentre in Dostoevsky ci smariamo. Ecco, oltre all'enormità del mondo dostoevskiano e la sua labirinticità. Eppure il primo paradosso che Dostoevsky ci dà, lui era uno scrittore paradossale che pensava per paradossi geniali, è questo. Scrittore labirintico, del cui labirinto è facile perdersi, nel labirinto delle opere, voglio dire, del suo universo romanzesco, che però ci aiuta, in qualche misura, ad orientarci nel labirinto in cui noi viviamo nel nostro secolo, in questo nostro tempo, dove è così difficile orientarci. Abbiamo la luce, effettivamente, della fede, ma come possiamo poi, da questo abisso di luce che ci dà la fede, poi concretamente nel mondo storico, nel mondo quotidiano, in tutta questa selva di contraddizioni, di oscurità, di ingiustizie, di malefici che quotidianamente ci circonda attraverso la stampa, il video, e al quale purtroppo noi ci abituiamo, e questa è la cosa peggiore che ci possa accadere, l'assuefazione al male, l'assuefazione all'incomprensione del male. Ecco, anche se siamo illuminati dalla luce della fede, come possiamo noi poi portare questa luce così sublime al livello della quotidianità, della storicità, della terrestrità, e vedere poi come orientarci, come dirimere il bene dal male nel concreto, come impegnarci in questo mondo. Ecco, perché la fede ci insegna l'impegno, la responsabilità, ma come di volta in volta impegnarci? Ecco, allora io ho la presunzione di dire e di credere, di avere questa convinzione, che la lettura dei romanzi di Dostoevsky, più che di ogni altro scrittore, può aiutarci in questo difficile compito di orientamento nel mondo sempre più complesso, intricato, opaco, difficile, arduo e greve in cui viviamo, e di orientarci nel senso di un'analisi responsabile e di una collocazione della nostra energia morale responsabile. Perché questo? Perché Dostoevsky, e questo può sembrare un paradosso, non è uno scrittore edificante, non è uno scrittore didattico, non è un predicatore che ci dice di volta in volta: ecco, questo è bene, questo è male, questo devi fare e questo non devi fare. Se noi leggiamo Delitto e Castigo come una conferma, come una predicazione, come un'illustrazione del fatto che non si deve uccidere, se non l'ho preso prima della lettura del romanzo, non sarà il romanzo a convincermi di questo precetto. Ecco, Dostoevsky ci insegna che nel concreto della vita il confine tra bene e male, che esiste, e come cristiano Dostoevsky non poteva neanche ipotizzare con un nichilismo facile che questo confine fosse evanescente, inesistente, però non si traccia con un righello. Ci sono situazioni in cui, e sono le situazioni decisive, esistenziali, in cui avviene la scelta decisiva della nostra vita, in cui il confine tra bene e male è arduo, e tutti i suoi personaggi ce lo dicono costantemente, pur senza mai venir meno all'esigenza, alla volontà, all'impegno di cercare di tracciare questo confine. Ecco allora che, dicevo prima, Dostoevsky antididattico, però è altamente, sublimamente didattico, perché ci insegna la difficoltà di vivere e la necessità dell'impegno in questa vita contro il facile nichilismo di chi è il facile relativismo, di chi si adagia nell'indifferenza mortifera dell'accettazione dell'impossibilità di discernere il bene dal male, e quindi l'uno equivale all'altro, i valori cambiano nel tempo, nello spazio, e quindi l'importante sarebbe puramente sopravvivere in un mondo di consumi che ci dà certamente la possibilità di sopravvivere ai più abbastanza comodamente. Ecco allora che questo insegnamento, che si ritrae da colui che non dava e non voleva dare insegnamenti, è l'insegnamento alla ricerca, è l'insegnamento alla complessità morale della vita, alla difficoltà esistenziale, illuminata dalla luce della fede. L'universo di Dostoevsky è un universo cristocentrico, certamente la presenza di Cristo nel mondo fantastico nel senso romanzesco, letterario, creativo di Dostoevsky, una presenza forte come
mi sembra, in nessun altro scrittore, certamente moderno. Possiamo pensare a Dante, ma ci porto indietro nei secoli. E direi che da Dostoevsky può arrivare anche un nuovo precetto. Davvero tutto è buono e splendido, perché tutto è verità. Non trasformiamole in una frase fatta, edificante, rosea, consolatoria. Cerchiamo di capire intanto il contesto da cui è stata tratta. Sono le parole dello Starit Zosima, sono le parole di un santo, sono le parole come le parole di San Francesco, potrebbero essere altrettanto vive, altrettanto profonde, altrettanto provocanti. Perché provocanti, provocatorie? Perché il mondo in cui viviamo certamente sembra smentire queste parole. È il mondo di Dostoevsky, un mondo di delitti, un mondo di sottosuolo, un mondo di demoni. E poi questa espressione così radiosa, luminosa, gioiosa, abbagliante e sconcertante, dobbiamo pur dirlo, anche se siamo animati dalla fede. E allora cos'è questo? Intanto, così può dire solo un santo, come lo dice lo Starets, come lo direbbe San Francesco. E quindi noi che santi non siamo, siamo appunto come dire, illuminati di riverbero da questa luce di santità che non è la luce nostra. Ma il precetto che può scaturire da questo, io lo formulerei così. Il precetto del ama il tuo prossimo come te stesso diventa ama il creato come te stesso. Il creato e le sue creature, e il tuo prossimo è la creatura katexoken per eccellenza all'interno. E allora ecco che diventa un precetto che ha una attualità sbalorditiva. Noi che siamo sicuri di si parla di ecologia, la natura, ma non è la natura. Dal momento che Dostoevsky è scrittore cristiano, ha il senso, direi, della creaturità, del fatto che siamo creature, creaturalità, diciamo, e dell'uomo e di tutto quello, di quello che chiamiamo mondo, diciamo, no? Ecco, questo amore per il mondo, che va al di là di tutte le banali o anche importanti, significative ecologie, diventa, direi, una ecosofia, una saggezza nuova, illuminata dalla fede, che l'ecologia non ha, evidentemente, perché l'ecologia si basa sullo stesso principio egoistico e utilitaristico che ha portato alla distruzione dell'ambiente. Soltanto in ritardo si accorge che qualche cosa deve essere pur salvato, se no anche l'egoista uomo viene distrutto, appunto nel suo egoismo assurdo, portato all'esasperazione e non controllato. Ecco, amare il creato, come questo creato in cui tutto è buono e splendido perché tutto è verità. Ecco un altro precetto che possiamo, in qualche modo, che io sento come ricavabile da questa bellissima frase che è stata scelta come emblema del convegno. E d'altra parte, questa espressione dostoevskiana, abbiamo da una parte questo abisso di luce, dall'altro i suoi romanzi in cui c'è una fenomenologia del male come non c'è nessun altro scrittore, neanche in Sade. Direi sono i fiori del male quelli che Dostoevsky ci presenta, che vanno al di là dei baudelaireani fiori del male. E gli scrittori che possono essere accanto a Dostoevsky, direi, sono Nietzsche, che non era cristiano, ma che soltanto all'interno di una cultura cristiana, la sua ribellione atea può essere compreso appieno, nel suo dramma, nella sua tragedia. Sono Kierkegaard, sono Pascal, se voi leggete la splendida monografia su Pascal scritta da Romano Guardini, dal grande teologo cattolico Romano Guardini, che ha scritto un bellissimo libro, oltretutto, su Dostoevsky, troverete continui riferimenti a Dostoevsky. C'è Kafka. Ecco, qui mi azzardo a fare questo riferimento dicendo, tra gli scrittori del Novecento, Dostoevsky ha agito su tutti, hanno tributato a Dostoevsky il loro riconoscimento, grandezza di Dostoevsky, o hanno polemizzato con lui. Ecco, io vedrei forse il Dostoevsky del Novecento in uno scrittore che meno di tutti gli assomiglia, e che è Kafka, anche lui tormentato dal problema del male, in un'altra mistica, nella mistica ebraica, come invece Dostoevsky nella mistica cristiana, nella mistica ortodossa, ortodossa nel senso della chiesa, della tradizione greco-ortodossa. Rientrato in Russia, si dedica al suo ultimo romanzo, I fratelli Karamazov, che vede la luce nel 1879. Il progetto di un seguito dell'opera viene però stroncato dalla repentina morte dello scrittore.
avvenuta a Pietroburgo il 28 gennaio del 1881.